Oh mio Dio, quante volte ti ho invocato in quelle ore di angoscia inesplicabili, quante notti, con gli occhi aperti nel buio, io ho vegliato sino a giorno, fra pensieri tanto crudeli che io stesso ora mi spavento a ricordarli. Pensavo di morire per il freddo, per l'umido che supera queste mura e ti entra nelle ossa. E invece me ne sono andato con il caldo, quando quel po' di cielo che vediamo è azzurro e il vento non si infila dappertutto. Ma lo so che a nessuno interessa di quando e come sono morto. Ho ucciso come nessun uomo dovrebbe mai fare. Ho tolto la vita a chi amavo. Sono stato folle, in un giorno maledetto, ed è giusto che sia chiuso qua dentro. Ma è stato solo un giorno della mia vita. Mi sono pentito con tutte le mie forze. Ho cercato di redimermi col lavoro e con l'obbedienza. Se fossi uscito vivo da qui, avrei aspettato una notte di stelle e le avrei portato un fiore.
Mia buona mamma, sono riuscito a procurarmi un pezzo di lapis e un po' di carta e tento di scriverti nonostante questi maledetti ferri che mi stringono i polsi. Voglio che ti giungano i miei auguri per il nuovo anno, mamma. Il 27 mi porteranno al reclusorio di Santo Stefano. Mamma buona e santa, non ti rattristare per questa tua nuova sorte. Pensa, mamma, che lotto per un'idea sublime, tutta luce. Oggi più di ieri io sento d'amare questa idea. Il carcere rende più profondo in me questo amore. La condanna, mamma buona, è motivo d'orgoglio per tuo figlio e lo deve essere per te. Se tu sapessi con quale gioia e con quanta fierezza io alzai dalla gabbia, dopo la lettura della sentenza e il grido della mia fede, viva il socialismo, abbasso il fascismo. E allora mi saltarono addosso furenti, turandomi la bocca quasi a soffocarmi, ma io nulla sentivo. Ascoltavo solo il mio cuore battere contento. Tu, mamma, amami sempre così. Un certo giorno le guardie gli fecero il Sant'Antonio. Ecco di cosa si tratta. Sotto il pretesto di tentata ribellione, le guardie gettano sul disgraziato coperte e lenzuole e lo colpiscono con bastoni fino a farlo morire. Il Bresci fu così finito e sepolto nell'isolotto, in un posto mai precisato. Thank you.
giorno e ritornano i suoi dolori. Sempre ti stanno innanzi gli stessi oggetti, gli stessi uomini, gli stessi delitti, le stesse azioni. La prima lettera che io ebbi mi procurò molte lacrime. La serbo ancora, quella prima lettera, unita ad un'altra della mia figliuola Giulietta, che mi fu concesso di tener caramente stretta in mano durante quei 2 giorni che io stetti condannato a morte in cappella. Mi pareva che tenendola in mano io sarei morto abbracciando e benedicendo i miei figlioli. Qui si vive a discrezione dei venti e del mare, divisi dall'universo e soffrendo tutti i dolori che l'universo racchiude. Ora vi sono da considerare le pene più lunghe. Partiamo dall'accolto concetto che la pena lunghissima è esasperante, controproducente, non concorre alla migliore rieducazione e bonifica del condannato per la impossibilità di rimediare all'affaticamento e all'esaurimento morale. Non partiamo quindi dal concetto retributivo con il quale si concluderebbe
che chi ha più mancato, più paghi. Se partissimo da questo concetto, sarebbe inutile parlare di attenuazione dell'ergastolo, che per definizione è un'ancor più grave retribuzione penale. Dunque, la pena lunga ad un certo momento, come può continuare ad essere necessaria ed utile, può non esserlo più. O anzi, essere del tutto controproducente.